Monte Giordano, grazioso borgo esteso tra il cristallino blu del mare e il rigoglioso verde delle campagne. È il luogo della bellezza e dei colori. Monte Giordano e si trova ai confini fra Calabria e Basilicata. È possibile raggiungere dalla Puglia chiaramente tramite autostrada con i pullman ed è un paesino particolare perché è situato sia sul mare sia in montagna. La storica cittadina di Monte Giordano ha origini antichissime, come testimoniato dai ritrovamenti archeologici avvenuti in località Menzinara e risalenti tra il IV e il III secolo a.C. La fondazione del paese di Monte Giordano è del 1645, però era già conosciuta questa località per via di questo castello. Vi era infatti un feudo rustico ed inabitato per via delle invasioni turche, in particolare e mi riferisco alle invasioni del 1480, quando ci fu poi l'assedio ad Otranto e da lì facevano base per venire e fare le varie loro escursioni. Questo castello risale al 1452. Da quel periodo poi fu abbandonato, tant'è che nel 1488 abbiamo testimonianza e risulta appunto inabitato, però era un piccolo feudo. Lo splendido maniero, cuore del piccolo feudo, sorge ancora oggi su di un'altura in aperta campagna ed è uno dei luoghi più affascinanti di Monte Giordano, visitabile in occasione di particolari eventi spesso allietati dal particolarissimo gruppo folk locale e dai tanti figuranti, abbigliati con bellissimi abiti d'epoca, finemente decorati. Poco lontano dalla storica costruzione sorge uno dei luoghi simbolo del forte sentimento religioso montegiordanese, la piccola e graziosa cappella dedicata alla Beata Vergine del Carmelo. Monte Giordano è un paesino molto piccolo che ha una caratteristica particolare, è il paese dei centenari, quindi dovuto probabilmente sia all'alimentazione che al clima particolare. È il centro storico il fiore all'occhiello di Monte Giordano, colorato dalle coloratissime opere d'arte dipinte del bravissimo artista Franco Lateana. Il primo murale sono fatto nel 2008, quindi praticamente sono 8 anni che sto facendo il murale ed è in piazza. Tutte le vie hanno un nome diverso, un tema diverso, capisci? E stiamo cercando di portare avanti questa, diciamo, questa avventura, chiamiamola così, che spero che abbia successo. Tanti i percorsi variopinti che dalla piazza principale si aprono snodandosi nel centro storico in un viaggio ricco di suggestioni e pregno di significati. Ogni vicolo, ogni strada qui ha il suo nome e di suoi murales, dalla Via della Cultura, dove sono state fedelmente riprodotte le lettere dei tanti emigranti alle loro famiglie. Si passa poi al Viale degli Innamorati. Qui, tra gli angoli più belli, degno di nota è sicuramente quello della Scaletta dell'Amore. Pochi passi da qui, il percorso continua nella strada della felicità.
Un viaggio unico ed emozionante porta poi il visitatore alla sommità del borgo, dove potrà ammirare il suggestivo Cristo dipinto. Dai colori dei murales ai colori delle barche, che come in un romantico acquerello sostano sulla spiaggia della marina, dove verrete cullati dal dolce suono delle onde che lente si infrangono sugli scogli. È un piccolo comune, però abbiamo questo spettacolo naturale bellissimo. Abbiamo cercato di fare qualche cosa. La cosa che proprio è toccata da vicino sono stato un po' i murales in Monte Giordano Paese, la protezione dell'abitat, che abbiamo messo in questi massi, che la spiaggia non esisteva, se no non avremmo avuto più turismo. È abitata da gente molto tranquilla e la nostra grande dote è che è l'ospitalità, quindi noi abbiamo questo grande vantaggio. Chi viene da noi diventa un ospite importante, chiaramente viene trattato con i guanti gialli, si troverà a proprio agio. Tanti e succulenti i prodotti della tradizione gastronomica di Monte Giordano, in cui è a sposarsi in squisiti piatti. Sono i prodotti del mare e i prodotti agricoli, fulcro dell'economia locale. Su questa tavolata possiamo trovare tutti i piatti tipici che troviamo esclusivamente a Monte Giordano. Cominciamo dai vini, che si coltivano le vigne qua sopra, Piane delle Rose, e abbiamo il rosso Donald che va bene con la carne, abbiamo il Salandria, abbiamo l'Aglianico e abbiamo il Greco. E qui vediamo una gustosissima minestra, noi la chiamiamo minestra da pignate. E sono e carne di maiale cotica, e la salsiccia che chiamiamo annuglie. Poi c'è la nostra specialità, la stigliola, sono le interiore del capretto, dell'agnello, che viene cucinato, viene prima un pochino bollito, poi soffritto nell'olio e cipolle. Un altro piatto, la licurda, una zuppa di verdura oppure in questo caso di peperoni. Sono dei prodotti veramente che troviamo qui a Monte Giordano. Mare incontaminato e sapori unici. Queste e tante altre ricchezze di Monte Giordano, cornice di tanti e particolari eventi. I principali eventi che si svolgono a Monte Giordano, a parte alcune cose caratteristiche durante il periodo di Natale, il nostro punto forte è l'estate. Quindi noi d'estate facciamo una serie di eventi, una serie di sagre. Una delle più classiche è la sagra della Stigliola. Di Monte Giordano si riempie di 15-20.000 persone. In marina facciamo la sagra del pesce, in paese facciamo la passeggiata gastronomica. Tutto rigorosamente fatto con prodotti del luogo, caratteristici, come si suol dire, biologici. Il mio invito è: venite a Monte Giordano, non vi pentirete, perché chi vuole mare troverà un mare splendido, difficilmente lo troverete in altri posti. Ci sono chilometri di spiaggia liberi, ci sono dei lidi che possono ospitarvi. Monte Giordano è un paese bello, troverete una popolazione disposta ad accogliere, grande tranquillità, grande serenità e soprattutto un'ospitalità notevole che caratterizza noi calabresi da millenni. La storia, le tradizioni, le straordinarie bellezze della natura, tutto questo e molto altro è Monte Giordano. Borgo bello ed ospitale, in cui rilassarsi e godere dello splendore della colorata terra calabrese.